ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Ovviamente vi auguro buona domenica e come ogni buona domenica vi do un nuovo video, questa volta sulle news di Xbox One con il secondo episodio. Ovviamente le news saranno sempre 4 come nel primo e ovviamente partiamo subito con la prima. La prima ovviamente riguarda Warface, il gioco targato Crytek. E ovviamente è possibile che questo gioco sbarchi su Xbox One, però il senior producer Will Cavaliers, se non lo pronuncio bene ragazzi lasciate perdere, comunque sia, il senior producer vuole prima creare un'esperienza di gioco buona, positiva e migliorarla ovviamente su 360, per poi passare su Xbox One. Ovviamente secondo me il passaggio di Warface da 360 Xbox One gioverebbe tantissimo al gioco, che anche se è un free to play, dove se è sincero avrebbe dei margini di miglioramento enormi. Quindi ragazzi, secondo me con dei server, o magari sì, dei server dedicati, quel gioco potrebbe diventare veramente cazzuto e mettersi al pari di un gioco come Call of Duty o come Battlefield, perché essendo un free to play ovviamente tutti lo prenderebbero. E seconda cosa, se lo impostassero un po' meglio magari nella connessione, tipo che ovviamente non ci devono essere ritardi, laggate molto, diciamo, molto frequenti, il gioco diventerebbe veramente un ottimo gioco e soprattutto un ottimo rivale dei vari titoli che ovviamente conosciamo da ogni anno, che ci presentano ogni anno. La seconda notizia riguarda la difficoltà di raggiungere il 1080p da Xbox One. Ovviamente secondo me è un problema principalmente di software e spero che questo venga colmato attraverso le DirectX 12. Ragazzi, gli sviluppatori, anzi un paio degli sviluppatori di Rise of the Fallen, dicono di aver trovato difficoltà su Xbox One a raggiungere la risoluzione dei 1080p, cosa che non è stata per PS4. Ovviamente hanno detto che lo sviluppo su Xbox One ci sarà sicuramente di Rise of the Fallen e cercheranno di raggiungere il Full HD, quindi il 1080p, con 30 fps, piuttosto che scendere di qualità video, invece che raggiungere il 1080p, magari arrivare a 900, magari arrivare a 800, quello che cazzo è, con i 60 fps. Quindi preferiscono aumentare la qualità video, quindi con una risoluzione maggiore, e diminuire il frame al secondo, quindi 30 fps piuttosto che 60, sperando di ovviamente di ottenere un'immagine migliore. E questa cosa mi dà un po' fastidio, ragazzi, il fatto che ci sia ancora questo divario tra Xbox One e PS4. Ormai dovrebbero essere colmati dopo un paio di mesi, invece ancora niente. La PS4, secondo me, ve l'ho già detto anche nella vecchia puntata, la PS4 resta una delle console migliori in questo momento, solo che secondo me Xbox One e PS4 sono due console diverse ma molto simili. La terza notizia, è anche molto importante, riguarda gli aggiornamenti software previsti per giugno e luglio. Ovviamente non ci sono dettagli, non ci sono grandi dettagli riguardo a questi aggiornamenti, però si spera che il sistema operativo venga migliorato sotto ogni punto di vista, perché è ancora un po' lentino a magari a assimilare qualche comandino del cazzo. E ovviamente ragazzi, oltre a questo si cerca di aumentare i titoli, i piccoli titoli, quelli ragazzi, le avventure indie e soprattutto i software, i free to play, che ovviamente sono una realtà che ormai è ben radicata in questo nuovo mercato, in questo mercato videoludico. Conosciamo alcuni titoli come ad esempio, come prima citato, Warface o anche World of Tanks o altri giochi di cui non mi ricordo un cazzo, visto che gioco veramente pochi, però ci sono alcuni titoli veramente cazzutini e simpatici anche dai ragazzi. Quindi aspettiamo questi aggiornamenti per giugno e luglio e spero che prima di tutto venga sistemato il sistema operativo e software di Xbox One per rendere al meglio il gioco, comunque sia tutta la console per il videogiocatore. Io spero solo in questo, perché io ve lo giuro ragazzi, fare alcuni comandi tipo mettere, cliccare gli amici o magari andare in un profilo di un amico per poterlo invitare, ci vogliono veramente anni, perché qualche volta attivate più icone e questo magari rallenta il tutto. La quarta e ultima news riguarda un gioco che da alcuni è odiato e da alcuni è amato. Sto parlando ovviamente di Minecraft. Io ovviamente vi posso dire subito che Minecraft mi piace tantissimo e ho la versione per 360 e ho anche la versione per PC. E questa notizia riguarda principalmente i salvataggi che sono su 360, che potranno essere trasportati, quindi spostati anzi, su Xbox One quando ovviamente uscirà il titolo per Xbox One.
Io veramente sarò contentissimo di fare ciò, perché magari potrò invitarvi anche a giocare insieme a me su Xbox One, perché per chi ovviamente si comprerà Minecraft per Xbox One. Giustamente qui non possiamo dire che non ci saranno i 1080p con la super graficona di Minecraft che conosciamo tutti, sappiamo che ha un graficone, cioè sembra proprio reale, ragazzi, sembra che vi tocchino i giocatori di Minecraft e tutti gli animali e anche i mostri, i mob, come cazzo si chiamano. Quindi ragazzi, questa cosa di salvataggi sarà veramente utile per chi non si vuole di certo lasciare indietro i propri mondi, e spero che a molti di voi, anzi per gli amanti di Minecraft, possa risultare uno dei dettagli più importanti della Mojang. Quindi ragazzi, queste sono le 4 news, spero che vi siano piaciute. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Sapete che mi aiutate tantissimo mettendo un bel mi piace, facendomi un bel commento, perché ovviamente interagite con me e io ovviamente posso rispondere alle vostre domande, posso migliorarmi in qualsiasi storia che sbaglio e niente. Quindi da Cura Notate è tutto, ci vediamo alla prossima. Bella raga.